Passata la seconda mano di Arrigo e carteggiato il supporto, effettuiamo la quadrettatura perché il supporto su cui stiamo dipingendo è abbastanza grande e quindi, trattandosi di un viso, voglio riportare le esatte proporzioni. Quindi mi sono fatto, diciamo, una stampa a colori quadrettata, con quadrettoni abbastanza grossi, più che altro per individuare occhi e naso, proprio perché lo stile pop art, essendo composto da pochissime linee, se sbagli un tantino, anche qualche centimetro, ti viene un occhio storto, una bocca storta, e quindi non voglio poi ricancellare e ripassarci sopra con il colore. Quindi preferisco fare un disegno molto esatto rispetto a quello che è il progetto, per poi andare molto più spedito. Faremo una quadrettatura di 20x20 cm, quindi faremo 4 quadri orizzontali e 4 in verticale. Questa griglia, all'interno di questa griglia, costruiremo la figura. Yourself and soul, a fading place. For saving this wisdom and even love. Every day is a better day. Enjoy. Stavo passando le seconde mani
di colore nei punti in cui il colore non aveva preso tanto bene, quindi si vedeva il bianco sottostante, perché in queste opere è fondamentale che il colore sia quanto più uniforme possibile. Il nero è riuscito abbastanza bene, il rosso mi ha dato qualche problemino e pure l'azzurro, ma di più il rosso. E probabilmente ho messo un pochettino di resina in più e il colore si è un po' fluidificato rispetto a quello che uso normalmente. E dopo aver finito i neri e rinforzato tutti i vari colori che soffrono di questa problematica, lasceremo non realizzato il volto e parte del collo, e diciamo che questi neri li daremo poi sul posto e ultimeremo l'opera direttamente in piazza. Continuiamo a dare i neri e poi ci rivediamo in piazza. Ciao! Deve ancora arrivare, perché questa vita non ci può soltanto insegnare. C'è stato un gruppetto di persone, anche loro artisti, sono artisti del pennello, della penna, della matita, ma pur sempre artisti anche loro. Quindi voglio che li accogliamo con un applauso e poi ve li presento uno per uno. Intanto vogliamo salire sul palco? Se non sentono l'applauso non salgono, quindi fatevi sentire, grazie.
Rosario, Diamante, San Giovanni La Punta, Valentina, Massimo, manca qualcuno? Sì, manca Katia. Io richiamerei anche Giancarlo, perché Giancarlo Lopresti, ossia il chitarrista che si è appena esibito, per il quale avete chiesto anche il bis, è stato il mimo che vi ha accolti all'inizio serata, e che ancora magari qualcuno di voi non c'era, però ci ha fatto veramente divertire, abbiamo fatto quattro risate con Giancarlo. Giancarlo, se ci raggiungi, vabbè, io intanto vi parlo un po' di... Allora, intanto cominciamo con Massimo. Massimo afferma: i colori mi hanno sempre affascinato, sin da bambino. Benissimo, grazie. Adesso parliamo anche di te. Avere la possibilità di miscelare i colori e creare dal nulla nuove immagini è qualcosa che mi provoca una soddisfazione immensa e allo stesso tempo mi rende libero. Quindi per te l'arte è libertà. Certo, la libertà. Ma tu come ti sei scoperto così artista della pena? Perché io ti ho detto che sono andata sulla tua pagina Facebook, tu hai anche un canale YouTube, e ho visto delle produzioni incredibili, ma addirittura realizzate su un foglio con una penna Bic. Da dove è scaturita questa idea, questa sorta di arte? Io praticamente dipingo e disegno da quando ero bambino. Appena alle elementari mi hanno fatto vedere per la prima volta i colori, sono impazzito, e da lì in avanti non ho mai smesso. Ho smesso un pochino quando ho fatto un cambio di casa, poi ho ripreso i pennelli in mano. Ora è da un annetto che ho ripreso di nuovo a dipingere e vorrei andare avanti. Anzi, quest'anno mi sono iscritto pure all'Accademia delle Belle Arti. Sì, avevo visto, infatti. Allora, come la chiami tu la tua arte? Quella con la penna Bic, scarabocchiarte, perché è uno scarabocchio, di fatto è fatto con la penna Bic, sono degli scarabocchi. No, l'arte no, io mi esprimo con tecnica pop art e iperrealismo. Oggi ho fatto un'opera pop art. Benissimo. Allora, questa è, vediamo chi la riconosce, chi è? Carmen Consoli. Tutti l'hanno riconosciuto, Carmen Consoli, bravissimi, avete occhio, lui è, Massimo è bravo, voi avete occhio, ma lui è bravissimo come artista. Un applauso a Massimo. Massimo, mi pare che tu donerai quest'opera al... Io chiamo di darla proprio a lei, io l'ho donata al meetup di Trecastagni, mi auguro che vada a finire nelle mani del soggetto proprio. Di Carmen, allora speriamo che Carmen venga a trovarci, magari al nostro prossimo meetup, chi lo sa. Ecco, benissimo, ho parlato con Fabio, esatto, cioè Fabio ha lavorato con Carmen, quindi cioè, ha la presa diretta con lei. Volevo dire una cosa, ho scelto Carmen Consoli perché il tema di questa sera era la bellezza. E secondo me lei, oltre che essere bella come persona, fa delle belle canzoni, quindi è bella anche come artista, e soprattutto ha, secondo me, un animo molto gentile e molto bello, perché porta in giro per il mondo il nostro dialetto, che è una cosa che succede di rado, portare il dialetto siciliano e cantarlo proprio. Sì, è vero, questa è una cosa che anche io personalmente apprezzo di Carmen Consoli, perché come tutti i siciliani un po', insomma, orgogliosi forse anche del nostro essere siciliani, per me la lingua siciliana è una lingua proprio, cioè non è un dialetto, è veramente una lingua, e quindi fa onore a Carmen il fatto che lei appunto la porti in giro e che il siciliano venga conosciuto come lingua, che non ci siano, diciamo, altre connotazioni per quanto riguarda il nostro siciliano lingua e il nostro essere siciliani. Grazie Massimo, un applauso a Massimo, rimani qua con noi ovviamente. Grazie. Io faccio solo un saluto, faccio i complimenti all'organizzatrice, agli organizzatori, siete stati bravissimi, e sono sconvolta che dovevo arrivare qui stasera per scoprire, per dire che Massimo Violetta dipingeva, non l'avevo mai saputo, quindi si imparano sempre tante cose. Complimenti Massimo, bravissimo, e bravissimi tutti i ragazzi che sono, che adesso premier. Yeah.
Ok, Massimo Violetta, Massimuccio, eccolo qua. Grazie Massimo, grazie per esserci stato. Bello, per aver allietato la serata, grazie. Grazie ancora. Siamo addirittura d'arrivo. Grazie.